Nello scorso episodio abbiamo costruito una farm automatica di grano e potevamo in questo episodio non costruire una farm di animali? Eh sì. No, come se... Che se... Iniziamo. Cara Vanilla, mi sei mancata. Tu un po' meno. Amici, benvenuti in un nuovo episodio della Vanilla che non portavo da quanto? Dal 1963-64, nessuna delle due date. Era il 65. E dopo un inizio del genere, direi di chiudere l'episodio. Comunque, Allora, come vi avrò detto nella intro, chiaramente, spero di sì, in questo episodio voglio andare a farmi, oltre a schifo e oltre a uccidere... no, non è vero, ce l'ho già, perfetto. Voglio andare a farmi le farm degli animali, non quelle automatiche. Cosa sto facendo? Madonna, no, raga, sto sbagliando tutto. Quindi voglio andarmi a fare le varie farm, però a livello di recinti, quelle robe un po' base-base. Quindi dovrei prendere mucche animali varie, facciamo quella dei polli, quella dei maiali e anche quella delle mucche, già che ci siamo, così almeno le abbiamo tutte. Vorrei fare una quarta, magari ci spariamo dentro i cavalli. Oppure, non lo so, ci inventeremo qualcosa. Magari in un prossimo episodio ci facciamo quelle automatico, robe strane, non lo so, ma adesso faccio le varie recinzioni. Ce le ho il legno, altrimenti devo farmare. Sì, ce l'ho, però non mi piace questo. Devo farmare il legno. Dai, davvero devo farmare? Sì. Vabbè, ci vediamo tra un'ora, tipo. Allora, piccolo aggiornamento. Pecora grigia, bene. Stai lì, oh pecora, madò, stai lì. Bruh. Bravo. Ok, allora, piccolo aggiornamento. Mi sono fatto un po' di farming. Cosa ci fa questo blocco qui? Addio per sempre. E direi di fare qui le nostre zone da... Capito, no? Ok, quindi mettiamo giù questo blocco che mi triggera. Me ne manca uno, mi triggera un botto. Spacchiamo qui e ci facciamo appunto i vari cosi come nella vecchia vanilla. Nella vecchia vanilla li avevo fatti stragrandi. Qui magari li mettiamo un po' più piccolini. Vediamo come fare. Allora, possiamo fare... Presidente? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, ok, quindi facciamo 10 per 10, dai. Ok, e questo in teoria è il recinto. Ora, avevo preso anche i gate. Guardate qua. Ok, sì, avevo preso anche i gate. Quindi io spaccherei tipo qua. E ci farei una doppia entrata di quelle di una prepotenza che non hanno senso. Ce ne facciamo 4 recinti. Quindi qua, 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 qua. Capito tutto, no? Allora, questo recinto l'ho fatto. Però, no, guarda la pecora come ci vuole entrare. Guarda, io ti faccio entrare subito, non tentarmi. Con cos'è che si catturavano le pecore? Vi faccio un piccolo taglio. Ci andiamo a fare altri gate che li devo craftare. Sinceramente, il legno dovrei averlo. Ne ho formato una sbrega. E poi niente, prendiamo del grano. Facciamo entrare la pecora, i polli, i porcelli. E chi più ne ha? Più ne metta. Perciò ci vediamo tra poco, dato che la pala mi sta per morire. Piccolo aggiornamento: per voi è passato letteralmente un taglio, quindi un secondo, per me un'eternità. Fidatevi, un'eternità. Qua ci vorrei mettere altra terra. Ho fatto il recinto di 10x10 per ogni cosino. Li chiamerò per sempre cosini perché non so il nome. Recinti. E ora il brutto, il difficile, dopo aver messo ovviamente le torce, perché altrimenti non ci si vede una mazza appena arriva notte, o comunque appena arrivano i mostri, perché sì, arriveranno i mostri. Dobbiamo prendere gli animali. Il grano ce l'abbiamo. Mi sa proprio di no. Però, ci abbiamo il bone meal. Quindi imbrogliamo un attimino con la farm, perché appunto non è cresciuta per ora una minchiazza. E ci prendiamo questo grano che ci servirà, oltre, vabbè, sento degli zombie incredibili sottoterra, lasciamo perdere, ci servirà appunto per attirare i vari animals. Detto ciò, dove siete? Stupidi animali. Brava, ok, pecora bianca, però mi dispiace, ho perso la pecora. La pecora grigia, ok, vieni. No, dai, sta piovendo, madonna, raga, faccio sempre i mondi dove piove. Che sfiga, che sfiga, vabbè, sarai tu il primo animale prescelto. Vieni un attimo che ti devo dire una cosa, signora pecora, che recinto vuoi questo? Anzi, no, ho un piano mega cattivo, mega galattico, incredibile. E ti faccio venire di qua. Perfetto, è stato un onore. Addio per... No, scherzavo. Addio per sempre. Sto tempo che piove mi triggera, quindi mi sa che aspetto che finisca e poi catturo le pecore. Attenzione, invece le catturiamo subito. Le signore pecore, con quegli occhi da non ho idea di dove mi trovo. Ci sta? Brava, brava pecora, brava, brava. Ok, venite un attimo e voi due sarete gli Adamo e gli Eva del recinto. Potrei chiamarli Adamo ed Eva, ma mi sa che finiranno il mio pancino. In ogni caso,
Sì, voglio far passare il tempo, quindi vado a dormire perché la pioggia molto male. Cacchio, come si attiravano i maiali? Cacchio. Cosa stava facendo quel cavallo? Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, per il momento prendiamo dei polo. Guardalo lì, Mr. Polo. Mr. Polo, vieni un attimo qui. What? Non l'ho fatta io sta roba. Qui c'è puzza di... Sì, ti sono entrato malamente nel mondo. Come questo pollo entrerà malamente nel recinto? Cosa stavate pensando? Nel recinto. Madonna, quanto buio quella caverna. Poi l'andiamo ad esplorare, magari in un prossimo episodio. Venga un attimo, signor Pollo, devo far vedere il suo luogo dove morirà. Cioè, volevo dire, sbagliato, la sua nuova casa dove morirai. Ok, venga, venga. Ok, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ora switchiamo e addio. E ora il difficile sarà trovare un altro pollo. Capire come ti... Ah, i maiali con le carote. Non ce le ho le carote. Male. Molto male. Molto maiale. Va bene. Ok, lasciamo perdere, però un altro pollo. Allora, ok, maiali li spingo di una cattiveria. Non lo so, non lo so. Andiamo a recintar. Prendiamo il pollo, lo mangiamo e poi ne craftiamo altri tre. Ah, è vero, mi devo fare anche i tappetini per entrare meglio nei recinti. È vero, così almeno evito sempre di aprire i cancelli e ci posso saltare dentro tranquillamente. Comunque, qui, tappetini a parte, avevo visto, a parte quelle due pecore incredibili, una mucca. Sì, mi manca la mucca. Dove è andata? Cacchio. Mister Mucca. Sì, è un maschio. Mister Mucca, dove sei? È andata morta per sempre. Vabbè, in compenso rapisco due pecore. Ma che cacchio, è spawnato dal nulla. Ma se... No. Il mio cuore. Cioè, nel senso, non posso reggerle ste cose. Fammi vedere cosa scambi, imbecille. Allora, per degli smeraldi, blue dye, pink dye, melon, sì, fino a che schifo. Che schifo. Cioè, che schifo. Dai, no, madonna, mi viene voglia di rapirti là, ma metterli nel recinto. Quasi, quasi. Potrei, aia, potrei mettere la mano nel recinto. Guarda che brave le pecore. Ma basta cadere. Dov'è il mio cibo? Cioè, sono più intelligenti di me le pecore. E questo è molto grave come situazione. Poi volevo portare in realtà le mucche e i maiali. Però mi sa che, dato che non trovo le mucche e non ho le carote, mi conviene farlo tipo off camera e vedere cosa succede. Nel frammentre... Ah, e poi dovrei anche dividere tutte le pecore per quello. Ma no, che casino, signore pecore, venite qua. Una alla volta. Imbecilli, cretin, una alla volta. Entra prima l'altra. Vieni, bravo, ciao, addio. Non ti ho mai amato. E piove ancora. Ma basta. Chiudi. No, non apri, chiudi. Cioè, sono andato a dormire letteralmente 2 minuti fa e già ripiove. Dai, ma che mondo di merda. Dai, venite, venite, bravi, bravi. Sì, ok, siamo tutti contenti, ciao. Ok, quindi mi dovrei fare i tappetini nel prossimo episodio. Sono abbastanza sicuro e certo al ciendo per ciendo di fare magari le cose automatiche, tipo sia quella delle mucche. Magari le facciamo tutte in un episodio, strasgravo. Non lo so, vediamo. Le mucche non si trovano, i cavalli sì, ma non abbiamo le selle. Piove sempre. E per vendicarmi della pecora smarrita a caso, uccidiamo questa. 360, pollo in testa, sotto a un fenomeno. L'ho mancato con tutti i colpi. Adesso no. Ok, tra l'altro, prima volta che uccido un pollo. Ok, mi sento un assassino. Quindi dovrei in realtà difendere il recinto da mostri. E niente, anche cosa ci fanno quelle isole volanti? Ci attaccano gli alieni per caso. Cos'è quella roba in mezzo che vola? No, raga, cos'è quella cosa in mezzo al cielo che vola? Voglio tornarmene a casa. Ok, è pieno di robe strane. No, e quanti creeper. Madò, madò, raga, voglio dormire. Quindi chiudiamo l'episodio andando a dormire. I lama li lascio lì a morire. Guarda come si approccia lo scheletro ai lama. Yo, bro. Yo, bro, there's a llama on the table. Ok, ti prego, corri a casa. Oddio, casa è un parolone. Diciamo tetto fatto male. Ecco, ci sono due creeper davanti. Tre creeper davanti a casa mia. È la fine. Chiudiamo in tragedia. Quattro creeper davanti a casa mia. Chi l'aveva visto quello? È la fine? È la fine. Corri. Sta... No, allora. Senti, io non voglio esplosioni davanti a casa mia e tu non vuoi... Esplodi! Cioè, nel senso, muori, non esplodi. Vai, corri, corri, corri. Madò, sembra un videogioco tipo l'apocalisse zombie. Quanto vuota la mia casa, me la ricordavo più. Vabbè, che schifo. Ho dormito tipo per sempre. Cioè, per sempre ho dormito. Si è fatto giorno, controlliamo da fuori se ci sono altri creeper. Sembrerebbe di no. Ma mica voi dovete morire col sole. Cioè, non siete tipo i vampiri che morite col...
Quindi amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Quarto o quinto episodio della nuova serie Vanilla, che non sto facendo uscire troppo spesso. Nel prossimo episodio porterò sia i maiali che le mucche, ma lo farò appunto off camera. Vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. I creeper mi hanno distrutto casa. Come sempre vi do appuntamento domani al solito, ovvero 19:15, con un nuovo video. Ciao. E adesso andiamo a fare strage di creeper.